Per chi dopo terapia mieloma multiplo ha sviluppato altre patologie, nel mio caso mielodisplasia del midollo, ancora non curato per non riattivare il mieloma, quali sono le possibili terapie e, la mia prognosi? Un paziente con mieloma che ha sviluppato una mielodisplasia. Ok, quindi fuori terapia penso dal... Non ho nessuna storia personale. Diciamo, questa è un'evenienza, c'è qui il dottor La Tagliata che è più esperto di me per quanto riguarda le mielodisplasie, è un'evenienza rara che però chiaramente può presentarsi in tutti i pazienti ematologici, non solo nei pazienti che hanno fatto terapia per il mieloma, anche in pazienti con altre patologie linfoproliferative, perché chiaramente, come ha ben spiegato la professoressa Tosi nella sua presentazione, le anche la dottoressa professoressa Bringen prima, le tossicità relate al trattamento incidono sul midollo osseo, quindi è un'evenienza che può capitare, cioè l'insorgenza di una tossicità, si chiamano proprio delle malattie therapy related, cioè correlate a un trattamento eseguito, che può capitare come conseguenza purtroppo anche per altri trattamenti legati a patologie oncologiche. Il discorso sulla terapia dipende, nel senso che il trattamento di una sindrome mielodisplastica magari può aver necessità di fare un trattamento, ma come si può aver necessità di fare anche una sola terapia di supporto, non necessariamente andare a trattare nello specifico la malattia, l'alterazione, perché probabilmente nel caso del paziente, adesso non sappiamo bene quali sono i criteri, ma potrebbe non aver necessità di fare una terapia specifica, però sono purtroppo delle condizioni che seppur rare si possono verificare, possono essere correlate alla terapia che facciamo, più frequentemente con le successive linee di terapia chiaramente. Non ne vediamo spesso, ma soprattutto nelle persone con un'età più avanzata, che hanno già un midollo più vecchio, si può dire, hanno una frequenza di queste complicanze che sicuramente è più elevata.